distribution. Salve a tutti ragazzoli, benvenuti qui su Farming Simulator 19 della mappa Ravenport nella serie No Mod. Prima di iniziare vi consiglio di andare sotto in descrizione, ci sono i link, il mio link Instagram, Facebook, Telegram, c'è anche un gruppo Telegram di Farming Simulator Italia, se cercate qualcuno con cui giocare, qualche server, qualche azienda da avviare, andate lì. Allora ragazzuoli, diciamo che ho sbagliato, ho cancellato un episodio per errore e in questo episodio cosa avevamo fatto? Praticamente avevo allargato qui il campo, come vedete qui tutta la parte arata è stata allargata, campo aggiunto. Un albero è stato abbattuto, l'avevo tagliato tutto quanto. Qui ho unito i due campi, quello piccolino l'avevo già arato. Qui mi sembra che c'era il collegamento con quest'altro campo qui. E avevo venduto gli edifici della mappa Ravenport qui in farm che non ci servivano a granché. Abbiamo venduto un case Pro 7210, dato che ne avevamo due, ne ho venduto uno per far soldi, non era il caso di venderlo, ma forse ho fatto una cretinata, vabbè. E avevo preso un aratro, avevo preso lo span di calcio e fertilizzante perché ci serviva per andare a spargere la calce, dato che lo richiede. Avevo acquistato questo trattorino, ma l'avete visto durante la puntata della semina. E niente, adesso lo volevo caricare. Avevo preso la calce per caricare tutto quanto. Ahimè, non abbiamo visto niente perché ho cancellato quella puntata. Avevo fatto un sacco di cose. Amen. Allora ragazzi, adesso carico un attimino qui la... Aia. Già che c'era sto problema. C'era questo problema qua che ci serve un peso dietro, adesso lo attacchiamo subito. Appena lo trovo. No. Ok, lo lasciamo qua. Ci attacchiamo un peso dietro, carichiamo la span di calce e andiamo a lavorare il terreno. Allora adesso dovrebbe andare bene, vediamo un attimino com'è. Qua ci vorrebbe un bel muletto che fai subito, invece abbiamo questo. Sì, ora decisamente meglio, anche se siamo al limite. Benissimo, allora carico qui la span di calcio e ci vediamo in campo. Ah, ovviamente mi sono dimenticato che semplicissimamente basta che mi avvicino qua e lo ricarichiamo. Vabbè, fa niente. Allora, un pochettino l'abbiamo riempito, speriamo che basti, se no mi tocca fare tutti quei giri incredibili. Allora, ci allontaniamo un po' la visuale, non mi piace lavorare così, ma... Allora, diciamo che qua prima di arare avrei dovuto passare la calce, ma come vi ho appena detto, non l'ho arato per fare, per allargare, quindi GG. Teniamocelo così e buonanotte. Allora, facciamo per il lungo così evitiamo di fermarci in 3 secondi. Opla. Per chi pensasse, dato che so che molte persone tolgono questa lavorazione, ovvero la calce dal terreno. Sì, vabbè, ognuno può giocare come vuole e chi se ne frega. Però con la season, oppure se inserite il DLC non tra virgolette non ufficiale, perché non richiede DLC gratis, ecco, della Giants, la Precision Farming, la lavorazione della calce questa passata qui è diventata molto più semplice, ovvero con il tasto virgola voi attivate il dosaggio automatico. A parte passarlo solo dove ne necessita realmente il campo, dopo averlo fatto controllare tutto quanto. In più vi permette di... ne consuma molto meno. Almeno questo è quello che ho notato io con Season e Precision Farming attivo nella serie Mappa Italia.
Allora, ragazzi, diamo un po' di calce viva così come va, gli angolini ce ne freghiamo perché non possiamo stare qui ore e ore a fare le cose con precisione. Per fare cose di precisione lo facciamo sull'Italia Light. Andate a vederla, abbiamo aggiunto le vigne, abbiamo aggiunto una produzione di vino. Non so se è già in questa puntata, se quando uscirà questa puntata quell'episodio è già uscito, ma l'abbiamo messa in moto e devo dire che mamma mia, spettacolo, spettacolo, spettacolo. C'è un po' di calo di frame, ma non è una cosa impossibile, infattibile, già ce l'abbiamo con la produzione di maialini. Ogni tanto mi interrompo perché arrivano dei messaggi strani sul telefono, non so chi è. Ok. Qua durante l'aratura, c'è ancora un pezzo di d'albero lì da rimuovere, durante l'aratura avevo fatto notare nel video che non uscirà mai perché per errore l'ho eliminato, ho fatto notare questi dislivelli, non vorrei che ci dessero dei problemi, ho fatto sapere qui sotto. Perché ora andremo a seminare, mannaccia me, sto sprecando un sacco di calce. Allora, adesso noi andremo a seminare questi terreni, durante la semina in teoria non dovrebbero esserci problemi, in teoria. Con la trebbia, boh, comunque sia, sono importanti questi solchi, l'ho notato adesso. Ho sbagliato, non ho livellato il terreno, mannaccia me, mannaccia me. Per chi stesse guardando questo episodio per la prima volta, ovvero questa serie, vi ricordo che questa serie la sto facendo non mod, non perché mi piaccia o perché mi va, per mostrare alle persone, a quelle poche persone che guardano Farming Simulator 19 sul mio canale, l'importanza dei modder, per evitare che vadano a dire ma non esce mai quello, non esce mai quell'altro, siamo pieni di mod. E qua notiamo la difficoltà di lavorare senza mod. Ok? Ora riempio questi due, metto questi due sacchi qui dentro, lo posiamo. In teoria dovremmo fare una passata di coltivatura, diciamo che va benone così, non ci lamentiamo, va benone così. E ovviamente questa serie può essere anche da informazione, diciamo da tutorial per le persone che per la prima volta si affacciano al mondo di farming. Ok? No, perché mi ha spento? Perché ricordo, senza mod vuol dire che tutto quello che vedete in questo episodio, anche se giocato su PC, lo trovate anche per console. Ora andrò a riempire questa seminatrice appena acquistata. Ok. Come potete vedere non c'è fertilizzante, quindi dovrò andarla a sistemare io. Non c'è season, quindi facciamo noi, decidiamo noi cosa seminare e quanto seminare. Dobbiamo vendere l'altra seminatrice, importante, me lo devo ricordare questo. Allora, dispieghiamola. A sto giro io andrei a seminare anche erba, per poi prendere le pecore e mettere su un allevamento di pecore. Qui siamo in America. In America che cos'è che va tanto? Vanno tanto le mucche, quindi insilato, queste cose qua. Ci servono i soldini. Diamo giù di semi di soia. Andiamo avanti con i semi di soia, visto che ne abbiamo già raccolti un po'. Adesso li rivenderemo non appena abbiamo un carico importante, magari compriamo anche un cassone. Il trattore qui ce la fa tranquillamente, quindi ottimo. Allora, ci facciamo una testata noi e poi mettiamo l'operaio, che se la vede l'operaio. Mazza come va veloce in semina sto coso, 18 all'ora. Un po' il cab view. Alla fine dovevamo arare, non abbiamo arato. Siamo veramente dei polloni enormi. Siamo dei polloni enormi.
perché nel gioco, ok, mannaggia noi. E vabbè raga, fa niente, dai, a sto giro seminiamo sulla calce, volevamo arare, mi sono completamente dimenticato. Ora ho visto l'aratro lì, ho detto che ci fa l'aratro qui, e non mi ricordo perché c'era l'aratro, che dovevamo arare. Vabbè, questa serie sostanzialmente non c'è, c'è poco da far vedere, non c'è tantissimo, perché sinceramente che vi faccio vedere, sempre il solito discorso. Facciamo le lavorazioni come se fosse un farming, diciamo 2022, appena uscito, la novità, senza mod, senza niente, così almeno le persone si rendono conto dei moderatori, dei modder, quanto sono importanti. Sono importanti anche i moderatori nei vari gruppi, che se si vede che qualcuno usa un linguaggio non appropriato, boh, si caccia o si silenzia, si banna, si fa qualcosa e via. Ma a volte fanno un numero, fanno parlare di sé e quindi vengono lasciati in vari gruppi. Mi sa proprio che questa puntata si chiamerà Due chiacchiere a bordo della... del nostro case, una roba simile. Anche perché più che seminare qua, saprei proprio, bisogna prendere qualche lavoretto e far vedere come imbrogliare. Esatto, aspettate un attimo, come diventare ricchi su farming imbrogliando i nostri affidati amici che ci chiedono di lavorare per loro. Praticamente adesso noi andiamo un attimino qua nei contratti. Allora, questi qua con coltivazione e irrorazione no, ma già qua con la mietitura possiamo far qualcosina. Semina, azza, oh, ci paga bene questo. Dobbiamo seminare cotone per ottenere una ricompensa di 2000 euro in meno, ci dà tanti soldini. Fertilizzazione, questo qui sì, soldi facili, ma sono campi enormi. Volgimento balle. Allora, nel prossimo appuntamento facciamo questo qua di Aaron Buckley. Adesso no, mettiamo un presto oggetti che non ne abbiamo e proviamo a imbrogliare, vediamo se hanno corretto questa cosa o no, perché io mi ricordo che su PlayStation 4 non c'erano quelle cose del come si dice, di aumentare, di permettere di lavorare, non ci sono mod che ti permettono di lavorare con oggetti prestati su dei campi, ma potevamo comunque sia, fammi accendere se no, però potevamo comunque sia usarli per i nostri, usarli in proprio, via. Quindi adesso io voglio vedere se riusciamo lì a rubarci l'erba per farci noi le balle di instilato, cioè teniamo tutto per noi, tutto quello che facciamo. E lui diciamo di no, gli paghiamo 2000, ma comunque sì, risparmiamo. Se il gioco ce lo permette, noi lo facciamo. È semplice la questione. Tanto è già un no mod. Nocet è abbastanza... nessuno ne ha mai parlato, quindi... possiamo citare tranquillamente così. Prendiamo il balenziato, andiamo a vendere ed è tutto guadagno. O addirittura mettiamo le mucche e via. Adesso qua mettiamo semini di soia. Di là mettiamo invece... di là mettiamo... com'è che si chiama? Volevamo mettere quel macchinario per allora di qua mettiamo semi di soia, di là mettiamo una cultura, quella per i cavalli, non mi ricordo più come si chiama. Ne prendiamo due cavallini. Se poi mi dite voi nei commenti come chiamare questi bellissimi cavalli. Così abbiamo un pochettino di pappa per loro.
siamo tranquilli, tanto rialleniamo, facciamo un giro in queste, in questa mappa con i cavalli, che in America ci sta, dai, ci sono un sacco di stradine qua in mezzo alle montagne. Poi pensavo fare qualche live dove magari andiamo a prendiamo una mappa completamente piatta senza usare il Giants Editor, perché ho sempre paura che ci sia gente che usi Giants Editor per farci fatti loro e poi pubblicare. Ora magari i miei no, ma chi guarda questi video anche tra qualche mese e anno può tranquillamente farlo. Quindi cerco sempre di evitare questa cosa. Volevo prendere una mappa piatta, completamente vuota, esiste nel mod hub ufficiale proprio tranquillamente, e andarla a modificare noi come vogliamo. Però volevo farlo in live. Io non so se c'è questa, se a qualcuno possa interessare, se qualcuno arriverà a questo punto del video. Brutto da dire, però non tutti guardano tutto il video, anche perché questa mappa qua non, sinceramente in questa serie qua non si fa niente. Volevo fare un tutorial in live o come preferite, però sarebbe bello farlo insieme, così almeno mi dite questo qua mi piacerebbe così e io piglio e lo faccio. Che ne so, fai una montagna dove c'è la strada che scende, che va super i monti, ecco, una roba del genere. Allora uno, qua dobbiamo cambiare, mangiano l'avena, giusto? Sì, boh, vai, piantiamo avena. E niente, così possiamo farla insieme questa mappa, facciamo la cascata, l'acqua, il laghetto, montagne, piante, alberi, case, non case, zona industriale, possiamo fare una voragine dentro e farci il martello di Thor, possiamo fare, che ne so, il deserto di Star Wars, dato che ci sono le spade laser, e so anche di un ragazzo che sta facendo, adesso sta, sì vabbè non è più farming questo, però sta cercando di ricreare il, come si chiama, sta cercando di ricreare le navicelle spaziali di Star Wars. Ovviamente, ripeto, non è farming, però possiamo fare veramente quello che vogliamo, e volevo farlo insieme a voi in modo tale da divertirci un pochettino, fare una specie, una serie live chiamata, che ne so, chiamata Insane Farming, può essere anche un'idea. Allora finisco qua un attimo di seminare, se ce la fa salire, perché qui è ripida la situazione. Finisco un attimino di seminare e fertilizziamo qui il campo. Intanto vado a prendermi gli altri pallet di fertilizzante. Quindi fertilizziamo e poi ci possiamo anche salutare, fare un addio. Ok ragazzuoli, abbiamo un po' di fertilizzante, ho staccato, ho spostato un po' di roba, diciamo che lo usiamo questo fertilizzante qua. Ok, allargo, diventa una micro machine, ma col fertilizzante è complicato prendere misure di 10 metri qui. Ok, fertilizziamo qua. Tanto in un attimo lo facciamo, questo non è un problema.
andiamo di qua a fare la stessa cosa. Intanto l'operaio sta finendo lì di seminare. Possiamo anche, mi sembra che si possa anche fertilizzare sopra alla calce, così almeno il campo è già seminato, cioè è già fertilizzato quando passa la seminatrice, almeno così mi ricordavo, giocando sempre con la season certe cose te le dimentichi. Allora ragazzuoli, fertilizzante solido passato con il nostro bellissimo Fend. Ma dico io, con tutto lo spazio che c'è ti deve rompere il salsicciotto quella. Allora vado a spostare l'aratro. Ah, il nostro amico, chi è questo qua? Peppino Geltrude, Peppino. Mannaccia Peppino, mannaccia. Mannaccia Peppino, mi devi far spostare l'aratro con sto Fend. Vai, vai piano. È anche un aratro bello imponente, comunque sia. Perfetto, perfettissimo. Adesso vendiamo quella seminatrice lì che sinceramente è andata. Eccola qua. No, fammi vedere se c'ha dei semi dentro prima. Ma guarda, se c'ha dei semi la vendiamo, poi ci salutiamo. Ya, yeah, se ce l'ha, sì, sì. A posto. La vendiamo direttamente da qua. Non, se la vengono a prendere loro. Ok, 9.000 euro ripresi. Allora ragazzuoli, abbiamo fatto due chiacchiere qui mentre stavamo seminando. Io spero che hai completato sta ceppa di gaggi. Ah sì, ho già completato. Benissimo. L'aiutante ha anche completato il lavoro, quindi è tutto seminato, tutto fertilizzato. Perfetto, presto crescerà tanta bella soia. Ragazzuoli, lasciate un mi piace per supportare la serie e l'idea che c'è dietro. Se volete vedere qualcosa ditemelo. Fatemi sapere anche cosa ne pensate della live, quella che volevo fare. O magari se volete vedere qualche altro giochino, ditemelo qui sotto. Questo campo qua dietro qua mi sa che ce lo acquistiamo, che ci servirà. Facciamo tutto ad erba, mettiamo a fare insilato. Ok, abbiamo posato la nostra seminatrice. Ragazzuoli, qui in mezzo al caos più totale vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, condividete e ciao belli. Ciao!